Master, io davvero non so cosa dire. Master, non faccia così, respiri. Ma che diavolo è Raspadori? Di dove è uscita questa? Credo che Raspadori sia un calciatore del Napoli e la riserva di Osimhen. Una riserva? Mi stai dicendo che ci ha fatto gol una riserva del Napoli? Se può consolarla, il Napoli è primo in classifica in Serie A. Tu devi spiegarmi per quale diavolo di motivo noi perdiamo sempre contro di loro. Why? Ma no, noi non perdiamo sempre contro di loro. Noi non vinciamo contro questi mangia spaghetti dal 15 agosto 2012. Ed erano amichevoli. E prima di questa l'ultima vittoria è stata il 4 giugno 1997. Ma anche questa era amichevole. Sai quando risale il nostro ultimo successo contro di loro in una partita ufficiale? No, Master. 16 novembre 1977. Sono 16.382 giorni. Oh my God! È inquietante. Che sia passato così tanto tempo? No, è inquietante che lei si ricordi con questa precisione le date della vittoria inglese sull'Italia. Tu non capisci, io non ero nato nel 1977, quindi questo significa che da quando sono al mondo non ho mai visto l'Inghilterra battere l'Italia in una partita ufficiale. Qui ci vuole petizioni! Vuole che scriva una petizione per far spostare la sua data di nascita a prima del 77? Ah no, cretino! Petizioni per rigiocare queste partite che anche stavolta ci hanno rubato! Ma a proposito di petizioni, ma come sta andando la nostra petizione per rigiocare la finale dell'Europeo? Io sto ancora aspettando! Master, non vorrei deluderla, ma è passato più di un anno. Anche se arrivassimo ad 1 milione di firme, non credo che ci faranno rigiocare quella partita. Temo che non ci sia più nulla da fare per l'Europeo. Quindi lasciamo che questi madaioli gesticolanti bevitori di caffè ristretto conservino il titolo rubato spudoratamente a casa nostra senza fare niente? Facciamo così, scriviamo una petizione per rendere ancora valida la petizione sull'Europeo. Master, mi ascolti? Ormai è andata così, dobbiamo farcene una ragione. Io credo che questa per lei sia diventata un'ossessione. Insomma, ci sarà pure qualcosa che le piace dell'Italia? Beh, in effetti, una cosa ci sarebbe. Oh, meno male! E che cosa? Che neanche quest'anno faranno i mondiali e siamo già due di seguito. Anzi, fai una cosa, scrivi una petizione per estromettere per sempre l'Italia dal campionato del mondo. Ah, e già che ci sei, aggiungi pure rigiocare il mondiale di pallavolo maschile che hanno vinto. Come si dice, se non puoi batterli, riempili di petizioni. Adoro il suo humor inglese. Scrivi, scrivi. Sì.